ben 4 gli aeroporti dell'Emilia-Romagna: al Marconi di Bologna, aeroporto strategico del centro-nord che nel 2022 ha visto transitare 8 milioni e mezzo di passeggeri, si aggiungono nell'ordine l'aeroporto Fellini di Rimini, il Ridolfi di Forlì e il Verdi di Parma. Lo scalo riminese, numeri alla mano, è il secondo hub dei cieli emiliano-romagnoli, salvato 8 anni fa dai Riminum 2014, primo caso in Italia di società a capitale interamente privato a vincere la gara di concessione per uno scalo internazionale. Lo scorso anno ha chiuso con 215.000 passeggeri, pagando dazio, più di altri, al conflitto russo-ucraino, i suoi due mercati principali. A distanza di poche decine di chilometri c'è l'aeroporto Ridolfi di Forlì, che dopo 5 anni di stop è stato riaperto grazie ad una cordata di imprenditori locali riuniti in FA SRL, che hanno investito fin qui 18 milioni di euro per il rilancio. Lo scorso anno, di fatto il primo banco di prova, ha chiuso con poco meno di 100.000 passeggeri, ma gli obiettivi sono ambiziosi. Infine, il Verdi di Parma, 100.000 passeggeri anche per lui nel 2022, passato sotto il controllo dell'Unione Parmense degli Industriali. È ancora in cerca di una vocazione: collegare la città all'Europa, visto che Parma è anche sede dell'Authority UE per la sicurezza alimentare, o diventare un hub cargo. L'obiettivo finale però è identico per tutti: servire al meglio il territorio e ritagliarsi un posto sul mercato che consenta di coesistere e far quadrare i conti, in soli 200 km di distanza. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, una puntata particolare quest'oggi dedicata agli scali aeroportuali della Romagna, visto che proprio questa settimana si è aperta la summer season aeroportuale, la stagione estiva che per gli aeroporti va dalla fine di marzo fino al termine del mese di ottobre. Quindi abbiamo deciso di fare un po' il punto in modo particolare sui due scali della Romagna, l'aeroporto Fellini di Rimini e il Ridolfi di Forlì, due aeroporti che hanno vissuto anche in passato alcune dinamiche molto simili, oltre ad essere anche particolarmente vicini. Ma in passato sono stati entrambi chiusi a causa del fallimento delle vecchie società di gestione. Oggi, guidati da nuove società, sono alla ricerca di rilancio in un sistema aeroportuale che vive un momento non semplice, dal quale sta cercando di uscire. Parliamo di un sistema aeroportuale che ha subito gli effetti della pandemia, che ancora subisce gli effetti di una serie di incertezze a livello internazionale, come quelle legate al conflitto russo-ucraino, ma non solo. Allora andiamo ad analizzare i due scali. Partiamo da quello di Forlì. Il 30 marzo del 2021 in realtà ha decollato dall'aeroporto Ridolfi il primo volo commerciale della nuova gestione, ma di fatto è stato lo scorso anno quello che ha sognato il ritorno dello scalo forlivese sul mercato aeroportuale. E noi abbiamo cercato di fare il punto sul presente e sul futuro dell'aeroporto forlivese con Andrea Stefano Gilardi, che dell'aeroporto è il Sales and Marketing Director. E allora sentiamo questa intervista. L'aeroporto Ridolfi di Forlì ha riaperto dopo alcuni anni di chiusura nel pieno degli effetti sul sistema aeroportuale della pandemia. Lo scorso anno, il 2022, è stato un po' il primo su cui misurare gli obiettivi, o almeno i primi obiettivi dello scalo. Come è andato? Ma il 2022 sicuramente è andato in maniera molto positiva rispetto, diciamo, ai primi chiari di luna dei primi mesi del 2022. Giusto per dare un paio di cifre, all'inizio del mese di aprile del 2022, praticamente quando si è usciti definitivamente o quasi dai temi pandemici, all'aeroporto di Forlì erano transitate solo 2.200 persone. Il target minimo che noi dovevamo raggiungere entro il dicembre 2022 era di 50.000 un passeggero. Questo era il nostro limite minimo per tutta una serie di temi anche legati alla concessione. Alla fine dell'anno abbiamo ampiamente battuto questo budget e abbiamo raggiunto quasi 100.000 passeggeri transitati da Ridolfi e abbiamo raggiunto 98.000 e spicci. Quindi devo dire che il risultato è stato molto positivo, anche perché se teniamo in considerazione la grandissima crescita che c'è stata negli ultimi 9 mesi dell'anno, questo ovviamente ci fa molto ben sperare. E arriviamo quindi al 2023, tra l'altro domenica, se non sbaglio, è decollato anche il primo aereo dalla Ridolfi per Napoli, le destinazioni estive, perché sappiamo la stagione aeroportuale vede dalla fine di marzo a tutto ottobre quella che è definita summer season, che per realtà
come quelle della Romagna è molto importante dal punto di vista degli arrivi e anche delle partenze. Quali sono gli obiettivi per questo 2023? In termini numerici, l'obiettivo è quello di raggiungere un numero di passeggeri transitati da Forlì che sta tra i 220 e i 230 mila passeggeri, quindi diciamo poco più che raddoppiare i numeri del 2022. Questo risultato sicuramente è alla nostra portata perché chiaramente nei temi di passeggeri aeroportuali gli incrementi, soprattutto all'inizio, possono essere anche molto robusti anno su anno. Quindi nel 2023 raggiungere questi 230 mila passeggeri sicuramente è nelle nostre corde. Come pensiamo di raggiungerli? Poi questo è l'elemento dirimente della questione. Attraverso la collaborazione con Ryanair, che è tornata a volare da Forlì ormai dal 1° di settembre del 2022, che opera due rotte da Forlì per Palermo 4 volte a settimana e su Katowice in Polonia con due rotte a settimana, con due servizi settimanali. E poi abbiamo un bouquet di destinazioni italiane ed estere che sono operate da Aeroitalia e che rappresentano un po' il core business dei Ridolfi. Aeroitalia è questo nuovo vettore che ha avuto il certificato di operatore aereo nel 2022 e che già l'anno scorso ha operato qui da Forlì. Noi abbiamo ulteriormente stretto la nostra collaborazione, la nostra partnership con questo vettore e presenteremo un pacchetto di 18 destinazioni italiane ed estere che appunto hanno iniziato a svilupparsi dal 26 di marzo e che progressivamente cresceranno nel corso dell'estate. Su che tipologia di traffico, se ce n'è una, punta maggiormente il Ridolfi? Ah, diciamo che soprattutto in una fase di ripartenza di un aeroporto, come nel caso di Forlì, che è stato chiuso per qualche anno, poi ha avuto anche i problemi che hanno avuto tutti in tema di pandemia, è più immediato e più facilmente recuperabile il traffico in outgoing. Perché? Perché i tempi di reazione del mercato italiano, i tempi di prenotazione del mercato italiano sono molto più a ridosso della data di partenza, mentre i mercati stranieri necessitano di una maggiore programmazione, di un maggiore anticipo in termini di disponibilità dei voli. Quindi non c'è una velleità di prediligere il turismo outgoing rispetto al turismo di incoming, anzi tutto il contrario, perché il territorio ci chiede un grosso sforzo da questo punto di vista sull'incoming, semplicemente è un normale divenire dello sviluppo di una ripartenza dell'aeroporto. Quindi è vero che progressivamente andiamo ad aggiungere destinazioni di incoming, ma all'inizio abbiamo dovuto gioco forza prediligere l'outgoing perché poi gli italiani, prenotando all'ultimo, danno la possibilità di riempire in modo più tonico i voli in partenza. Forlì ha fatto anche una scelta importante con il lancio di una sua compagnia aerea virtuale, GoToTravel. Infatti, noi proprio per dare un ulteriore sviluppo e un ulteriore impulso a quelle che sono le partenze e gli arrivi su Forlì, nell'ottica di questa ulteriore partnership con Aeroitalia, abbiamo costituito una società controllata al 100% dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Forlì, che si chiama appunto GoToTravel, che dal punto di vista amministrativo è un tour operator, agenzia di viaggi, che ha un marchio al suo interno che è GoToFly, che è una cosiddetta compagnia aerea virtuale. Cos'è una compagnia aerea virtuale? È di fatto una società che si occupa di definire le rotte, definire quante volte ci si va, con che tipo di aeromobile, a che prezzi, e quindi definisce tutte le campagne di marketing e ha tutte le leve commerciali per essere presente sul mercato. L'unica cosa che non fa, perché non la può fare dal punto di vista dei regolamenti in vigore, è quella di operare tecnicamente il volo, perché noi non abbiamo un certificato di operatore aereo, quindi per operare tecnicamente i voli ci si deve avvalere di un operatore certificato, in questo caso Aeroitalia, che è l'operatore con il quale noi abbiamo stretto la partnership e che mette a nostra disposizione qui a Forlì due aeromobili per operare le rotte condivise e definite insieme a GoToTravel. L'altra iniziativa che avete presentato recentemente è quella in collaborazione con la Sigismondo Travel Group, che dà sempre delle mete italiane verso cui muoversi. Sì, con la Sigismondo Travel Group di Rimini abbiamo definito una partnership molto stretta. Loro hanno già negli anni scorsi inventato e depositato un marchio che si chiama Io Volo da Forlì e che tende proprio a sviluppare il traffico dei pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto Ridolfi di Forlì. Su quattro direttrici puntuali domestiche, che sono Comiso, Trapani, Brindisi e Cagliari, Sigismondo ha
fatto una scommessa importante, ha acquisito un impegno forte per trasportare più di 1000 persone verso queste quattro destinazioni e ha messo già in vendita dei pacchetti vacanze che partono dal 17 di giugno per tutta la stagione estiva. Quindi non solo le partenze classiche che Sigismondo vendeva in coda alla stagione destinate prettamente al turismo sociale e al turismo dei balneari che terminano la stagione nella riviera, ma anche pacchetti a questo punto durante tutta l'estate, anche nel picco di stagione, destinati alle persone che hanno piacere di partire direttamente da Forlì. La società nello scalo forlivese è molto radicata sul territorio. Come si sta muovendo anche nei rapporti con le varie associazioni di categoria? Pensiamo anche agli albergatori, ma pensiamo anche al mondo dell'industria. Devo dire che la società di gestione aeroportuale è sempre stata molto attenta ad essere vicina, avere una forte interlocuzione con tutti gli enti, le associazioni, le fondazioni e tutte le società pubbliche e private che incidono sul territorio. Recentemente abbiamo partecipato e siamo uno dei soci fondatori della nuova fondazione per il turismo e lo sviluppo del turismo a Cervia e in tutta quella zona della costa. Dal punto di vista ovviamente delle associazioni di categoria partecipiamo attivamente a tutte le sinergie che si possono creare con Confturismo, Confcommercio, Confesercenti. C'è anche il DMC in Romagna che ha sede direttamente in aeroporto. Per quanto riguarda poi il pubblico, la pubblica amministrazione, l'interlocuzione con i sindaci del territorio e con i vari assessori al turismo e alle infrastrutture è sempre molto, molto viva, perché cerchiamo di fare tutte le cose con la maggiore condivisione possibile, cercando di dare una risposta puntuale a quelle che sono le esigenze provenienti dal territorio. Qualche giorno fa è emersa anche la prospettiva di un collegamento con un importante hub a partire dall'autunno. So che insomma su queste cose c'è il massimo riservo, ma qualche indizio ce lo può dare? Ma è come ha detto giustamente lei, riservo è massimo, se non altro perché abbiamo firmato tutta una serie di patti di confidenzialità che non si possono ovviamente infrangere. Proprio per dare una risposta, come dicevamo prima, alla esigenza grande anche dell'incoming e quindi di fare arrivare turisti stranieri in questa parte della Romagna, stiamo lavorando alacremente sulla definizione di questo accordo che consentirà di raggiungere e di partire da Forlì via uno scalo europeo su un pacchetto di destinazioni internazionali, continentali ed intercontinentali molto consistente. Questo permetterà con un unico biglietto di partire ed arrivare da Forlì, quindi di inviare il proprio bagaglio e ritirarlo a destinazione partendo da Forlì, oppure di riceverlo direttamente a Forlì essendo partiti magari dal Nord America o da altre destinazioni anche molto lontane dall'Italia. Quando ufficializzerete la notizia? A breve oppure ci vuole ancora un po' di tempo? Ma riteniamo che nel corso, che prima dell'estate, sicuramente questa notizia possa avere il giusto risalto sui media. Parliamo anche dei vicini di casa, della convivenza con l'aeroporto di Rimini. Se ne è parlato tanto, immagino abbia sentito, insomma, anche quando c'è stata la riapertura di Forlì. Una convivenza che storicamente non è stata semplice, ma secondo lei sul mercato c'è spazio per entrambi gli scali? Io non guardo solo a Rimini, che poi magari lo scalo più geograficamente vicino. Noi dobbiamo guardare giustamente, non dico una convivenza, ma una collaborazione costruttiva con tutti gli scali della regione e anche quelli delle regioni limitrofe, perché alla fine Ancona non è molto più distante, o lo scalo di Perugia non è molto più distante da altri scali. Noi stiamo parlando del trasporto aereo, stiamo parlando di un'industria che è in continua crescita e che continuerà a crescere nei prossimi anni. Addirittura si parla di un raddoppio dei numeri dell'industria del trasporto aereo da qui al 2030. Quindi è chiaro ed evidente che c'è una possibilità, non dico di convivenza, ma di giusta crescita di tutti gli scali del territorio, perché le persone amano viaggiare, le persone continueranno a viaggiare sempre di più e per poterlo fare hanno bisogno di due cose fondamentalmente: degli aeromobili, quindi delle compagnie aeree, ma anche e soprattutto delle infrastrutture, che più delle compagnie aeree sono un bene scarso. Quindi oggi tra poco arriveremo a un paradigma totalmente diverso. Fino ad oggi, o fino fra qualche tempo,
ci saranno più scali rispetto alle compagnie aeree, ma fra poco saranno le compagnie aeree a cercare gli scali, proprio perché determinati scali non avranno la possibilità di una crescita infinita, perché le infrastrutture ovviamente hanno delle capacità di supportazione del traffico determinate, e quindi per continuare a sviluppare il traffico bisognerà rivolgersi anche agli scali cosiddetti piccoli, gli scali medi, come per esempio Forlì in questo caso. Quindi non c'è assolutamente velleità di fare alcun tipo di concorrenza. Per esempio, noi stessi quest'estate molte delle rotte che abbiamo selezionato, che abbiamo messo in vendita, sono rotte non operate dagli altri scali limitrofi, proprio perché l'obiettivo è quello di dare al territorio e ai passeggeri un numero di destinazioni, un numero di possibilità di viaggio superiore, senza sovrapporsi e quindi senza farsi una diretta concorrenza, cosa che non ha, dal nostro punto di vista, alcun motivo di esistere. Ha parlato di infrastrutture. Dal punto di vista infrastrutturale sono previsti interventi per lo scalo Ridolfi? Ma sono sicuramente previsti degli interventi in questo senso. Noi abbiamo ricevuto la concessione trentennale da parte dei ministeri, dal MIS, dal MIT, ormai nel mese di settembre del 2022. Proprio in questi giorni abbiamo cominciato a lavorare insieme a ENAC, che è il proprietario dell'infrastruttura, a quello che è il piano di sviluppo aeroportuale per i prossimi 6 anni. Entro quest'anno definiremo il piano di sviluppo e quindi degli investimenti che sono approvati da ENAC, che faremo nei prossimi anni, e quindi non appena sarà definito e approvato il piano di sviluppo aeroportuale lo presenteremo ai media e al territorio, perché proprio in quelle pagine saranno indicati tutti quelli che saranno gli sviluppi infrastrutturali che verranno compiuti nel Ridolfi nei prossimi anni. Qualche settimana fa, per parlare anche di un'attività radicata dell'aeroporto di Forlì, è stato presentato anche un corso di cultura aeronautica, se non sbaglio, che riguarda le scuole del territorio. Sì, è stata un'attività molto importante, che è stata fatta anche in occasione dei 100 anni dell'aeronautica militare italiana, che insomma, è successo proprio in questi giorni. 180 alunni delle scuole superiori di Forlì sono stati coinvolti in questo corso di cultura aeronautica, con delle attività in aula e poi delle attività direttamente qui in aeroporto, seguite direttamente dall'aeronautica militare. I migliori sono stati addirittura anche premiati proprio nel salone comunale, alla presenza anche delle autorità. In chiusura le chiedo cosa vuole essere l'aeroporto di Forlì per il territorio e cosa chiede, tra virgolette, al territorio l'aeroporto. L'aeroporto di Forlì vuole essere un aeroporto al servizio del proprio territorio. Teniamo presente anche che in termini logistici l'aeroporto di Forlì è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della Romagna con un breve tragitto di soli 25 minuti. Questi sono i numeri, le statistiche che abbiamo a portata di mano. Teniamo presente che siamo facilmente raggiungibili anche perché direttamente collegati all'autostrada con una comoda tangenziale, e in 7 minuti si riesce a raggiungere l'aeroporto di Forlì dall'uscita appunto dell'autostrada. Teniamo presente che l'aeroporto di Forlì è uno scalo medio-piccolo, quindi molto facile da raggiungere, e noi accettiamo i passeggeri fino anche solo a 40 minuti dall'orario di partenza del volo, proprio perché c'è la possibilità di parcheggiare comodamente davanti all'aeroporto e raggiungere i banchi di check-in e i controlli di sicurezza in pochi minuti. Quindi noi vogliamo essere una valida alternativa sia in termini di incoming che di outgoing. Essendo poi molto vicini anche a Ravenna, vorremmo essere il punto di arrivo e di partenza privilegiato per tutto quello che è lo sviluppo crocieristico che in questi anni sta avendo la città e il porto di Ravenna. Quindi abbiamo tanti progetti in cantiere. Cosa chiediamo alla pubblica amministrazione, cosa chiediamo alla politica, cosa chiediamo al territorio? Ecco, di non prediligere esclusivamente i grandi scali o i grandi brand turistici della regione, ma avere una politica sempre che possa equiparare gli scali e dare a tutti le stesse possibilità, gli stessi investimenti, la stessa attenzione che meritano i grandi scali, deve essere data anche a Forlì e a tutti gli altri scali come Forlì, diciamo medio-piccoli. Quelli regional, come si dice in questo caso. Diciamo che un po' il target che di solito si usa quando si parla di aeroporti è quello del milione di passeggeri, che è un po' l'obiettivo di tanti aeroporti medi, medio piccoli. Secondo lei è un traguardo che Forlì potrà raggiungere quando? Certo, ma diciamo che
visti i numeri di cui abbiamo parlato all'inizio, potrebbe sembrare un obiettivo molto sfidante, però mi piace ricordare che il milione di passeggeri, anzi più di un milione di passeggeri, era il numero di passeggeri che l'aeroporto di Forlì gestiva annualmente fino all'epoca della sua chiusura, quindi fino al 2012-2013 il milione, 1.250.000 passeggeri era gestito serenamente dalla infrastruttura presente. In termini di raggiungimento di questa cifra, riteniamo che nel giro di 3 anni si possa giungere a questo obiettivo. Un triennio per arrivare al milione di passeggeri, questo l'obiettivo dell'aeroporto di Forlì, un aeroporto di Forlì che ha iniziato piuttosto bene il 2023, i dati che abbiamo sono solo quelli al momento relativi al mese di gennaio, un mese di gennaio che ha visto lo scalo forlivese avere oltre 10.000 passeggeri, praticamente il doppio di quelli dell'aeroporto di Rimini. A Forlì a trainare questi numeri i voli Ryanair per Katowice e Palermo nel mese di gennaio, poi in queste settimane stanno partendo tutti i voli estivi. Rimini invece fino a questa settimana, la settimana in corso, ha potuto contare sui collegamenti annuali solo di Wizz Air, quelli per Tirana e Bucarest, che hanno permesso a gennaio circa 5.200 passeggeri. Allora ci spostiamo proprio in quel di Rimini. Noi avevamo già affrontato il tema delle strategie aeroportuali nella scorsa stagione di Fuori dall'Aula, andando proprio in aeroporto, intervistando l'amministratore delegato di Air Iminum, Leonardo Corbucci. Da quel periodo, alla vigilia della stagione estiva 2022, alcune cose sono cambiate. Ad esempio, su tutte e in positivo, l'accordo che Air Iminum ha sottoscritto con Ryanair proprio alla recente BIT. Un accordo che prevede anche possibilità di sviluppo importanti per Rimini nel prossimo futuro. E allora cerchiamo di approfondire questo tema nel prossimo servizio. ...215.000 passeggeri per l'aeroporto Fellini di Rimini nel 2022, numeri che sarebbero stati decisamente superiori se non fosse scoppiato il conflitto russo-ucraino. Lo scalo riminese, gestito dalla società Air Riminum 2014, prova però a pensare in grande in questo 2023, dopo le difficoltà della pandemia. Se le istituzioni locali facessero squadra con noi, sfruttando anche le risorse della tassa di soggiorno, il traguardo dei 500.000 utenti sarebbe fattibile. Queste le parole al Sole 24 Ore dell'amministratore delegato Leonardo Corbucci, che evidenzia i margini di sviluppo. Per ENAC, il catchment area del Fellini è di 1,7 milioni di persone. L'obiettivo 2023 era quello di arrivare a toccare i 400.000 passeggeri, ma nelle ultime stime il target sembra essere sceso tra i 300 e i 350.000. Air Iminum, sempre molto abbottonata nelle dichiarazioni, potrebbe avere però ancora qualche asso nella manica. A solleticare la fantasia, ad esempio, le dichiarazioni del segretario di Stato di San Marino, che ha annunciato la firma di un accordo sui servizi aerei con gli Emirati Arabi, che potrebbe aprire la possibilità di nuove rotte per il Fellini. Ancora niente di ufficiale, ma Air Iminum attende eventuali sviluppi. Intanto è stato sicuramente un colpo importante il rinnovo fino al 2028 dell'accordo strategico con Ryanair, ufficializzato alla BIT di Milano. L'obiettivo nei 5 anni è creare le condizioni per implementare una base Ryanair a Rimini. Il target della compagnia irlandese è mettere in vendita circa 2 milioni di posti nei prossimi anni, operando non solo nella stagione estiva, ma anche in quella invernale. Un tassello importante per il territorio. Nessuna sorpresa per la Summer 2023, scattata nei giorni scorsi, con 9 destinazioni in vendita per un totale di 566 voli. Alle 8 rotte già operative, Budapest, Varsavia, Cracovia, Palermo, Londra, Kaunas, Vienna e Cagliari, si è aggiunta Praga. Aumentano però le frequenze, con 48 voli settimanali nel pieno dell'estate.
Già con questi voli Ryanair dovrebbe garantire al Fellini almeno 181.000 passeggeri estivi rispetto ai 150.000 della scorsa estate. L'accordo prevede di mettere in vendita 300.000 posti tra l'estate e la stagione invernale, che si chiude a marzo 2024. Le stime prevedono poi 346.000 biglietti in vendita nella stagione 2024-25. Per arrivare a fine periodo 2027-28 a 471.000, con un riempimento tra l'85 e il 90%. L'aspetto che rende quest'anno la crescita più importante è l'incremento delle frequenze di alcune destinazioni. Ne cito una, in particolare Londra, che passa da 2 frequenze a 4 settimanali e rafforzerà quindi l'accessibilità del nostro territorio anche sui mercati che stiamo collegando. C'è una particolarità con Ryanair. Ryanair è stata, o meglio, Rimini è stato il primo aeroporto insieme a Treviso e a Pisa 25 anni fa, quando Ryanair è arrivata in Italia. Poi per 2 volte le relazioni sono interrotte, noi le abbiamo riportate nel 2018. Allora è evidente che oggi Ryanair rappresenta la principale compagnia italiana, è un importante vettore soprattutto di sviluppo del turismo. Negli altri aeroporti, negli altri territori, Ryanair è già stata importante, ha già sviluppato traffico importante, grazie anche al contributo della regione, dell'APT e dei comuni della Riviera, del comune di Rimini. Pensiamo che nei prossimi anni svilupperemo anche sulla Romagna flussi considerevoli. Il target che ci siamo posti è abbastanza ambizioso. Allora, negli accordi commerciali ci sono dei livelli di volumi che Ryanair si impegna a sviluppare. Facciamo una sintesi: da qui al 2028 Ryanair metterà in vendita circa 2 milioni di posti. Allora è evidente che la crescita dovrà essere nelle destinazioni, nelle frequenze e anche nella stagionalità. E allora l'obiettivo è 300.000 posti in vendita, nella summer stiamo a 220.000 al momento, quindi o incrementano altre destinazioni estive o probabilmente avranno in inverno una stagione importante per noi. L'obiettivo dei 400.000 già l'avevamo raggiunto nel 2019, quindi era una base di partenza. Nel 2020, se non ci fosse stato il Covid, saremmo saliti a 600.000, perché nei primi 2 mesi già stavamo a più 124%. Allora, io penso tuttora che probabilmente sia un target raggiungibile o comunque ci avvicineremo quest'anno. Ora è evidente che ancora stiamo cercando di incastrare alcune compagnie, ma se non lo raggiungiamo quest'anno lo supereremo l'anno prossimo. Gli altri collegamenti attivi al momento all'aeroporto Fellini sono i 2 annuali serviti da Wizz Air, Tirana e Bucarest, che però sarà sospeso nei mesi estivi, e Lussemburgo con Luxair. Ancora niente da fare invece per la Germania, ma Corbucci tornerà alla carica nel 2024. Ci sono poi i voli delle vacanze, le rotte per Sharm, Rodi, Minorca e Gerba, che saranno attivate tra settembre e ottobre da Neos. Qualche novità dall'aeroporto di Rimini, come sentito nel servizio, potrebbe arrivare. Ovviamente torneremo ad aggiornarvi nel caso queste notizie arrivino, magari cercando anche di raggiungere, di avere ospite l'amministratore delegato di Air Riminum, Leonardo Corbucci. E adesso, in chiusura di trasmissione, lasciamo da parte per un attimo, almeno in questo finale di trasmissione, gli aeroporti, gli scali aeroportuali, le vacanze e quant'altro, per tornare su un tema che in questa trasmissione abbiamo affrontato circa un mesetto fa. L'abbiamo fatto con 2 consiglieri comunali ospiti. Si parlava di commercio, di negozi di prossimità in difficoltà, e lo facevamo alla luce di una ricerca pubblicata dalla Confcommercio, la ricerca, lo studio Imprese e Città, che prendeva in esame anche la realtà riminese e non solo la realtà riminese, con numeri preoccupanti. Siamo tornati
su questo tema andando ad intervistare il presidente riminese di Federmoda, Gianmaria Zanzini, molto attivo sul tema. E vi riproponiamo quindi alcuni di quei numeri, di quel rapporto, con altri aggiornamenti e con il nuovo grido d'allarme che arriva proprio dagli addetti ai lavori. Io su questo servizio vi saluto e con Fuori dall'Aula ci ritroviamo la prossima settimana, ovviamente. Negli ultimi 10 anni in Italia hanno chiuso 99.000 attività di commercio al dettaglio e 16.000 imprese di ambulanti. Sono i numeri emersi dallo studio Imprese e Città di Confcommercio. Nel solo 2022 sono spariti 2 negozi ogni ora e a soffrirne sono stati soprattutto i centri storici. E anche Rimini, nonostante un centro sul quale si è investito tanto per la riqualificazione, non è esente purtroppo da questo trend, come dimostrano le serrande che recentemente si sono abbassate anche per 2 insegne storiche presenti da decenni, come Foot Locker e Motivi in pieno Corso d'Augusto. Sono anni ormai che le associazioni di categoria in tutta Italia lanciano appelli e veri e propri gridi d'allarme per la moria dei negozi di prossimità, stretti tra grandi centri commerciali e un commercio online che ancora gode di una quasi totale assenza di regolamentazione. La palla è nelle mani della politica. A livello locale, spiega Gianmaria Zanzini di Federmoda, si potrebbe lavorare sull'IMU e abbassare la taglia ai negozi, almeno quelli sotto i 150 metri quadri. Oppure rendere gratuiti i parcheggi nei fine settimana. Ma è la politica nazionale a dover invertire la rotta, di fronte a numeri impietosi. Abbiamo perso oltre il 14% dei negozi nei centri storici e ne abbiamo persi il 12% nelle periferie. Occorre un'inversione di rotta, l'inversione di rotta la possono dare solo la politica attraverso delle normative, dei regolamenti o rendere performanti quelli che attualmente ci sono. Non possono chiudere negli ultimi 2 anni 2 negozi all'ora, non possono chiudere negli ultimi 3 anni quasi 12.000 negozi nel settore dell'abbigliamento con 11.000 addetti che hanno perso il lavoro. Non possono chiudere a livello nazionale negli ultimi 12 anni 110.000 imprese con 86.000 persone che hanno perso il lavoro. Nel regionale abbiamo perso 22.000 imprese nel commercio. E anche noi purtroppo in provincia di Rimini abbiamo perso 749 imprese legate al commercio. Occorre un'inversione di rotta. I dati sono allarmanti, già adesso purtroppo i centri sono desertificati, 650.000 negozi sfitti sono da quelli che è la base dell'ufficio studi della Confcommercio, sono una realtà molto pesante, 657.000 negozi sfitti, scusatemi. Certo è che bisogna senza meno, la mia idea è quella di attuare 2 patti, non si può più prescindere da questi, bisogna metterli in atto, sono il patto di filiera, quindi tra il sistema moda, lo Stato centrale, le banche e i piccoli negozi di prossimità, e l'altro una pianificazione commerciale d'eccellenza. Quella pianificazione commerciale d'eccellenza deve andare a intercettare quelli che sono il decreto Franceschini, il decreto Madia, il decreto Minniti, a rendere performante il decreto legge del 98, che tutti lo vediamo come quello che dal quale è partito tutta la deriva del commercio. In realtà, se noi andiamo a intercettare quelli che sono degli articoli al suo interno, come l'equilibrio della distribuzione commerciale all'interno dei territori e quindi non rendere impattanti quelli che sono i centri commerciali e gli outlet per tutelare quelli che sono i negozi, i piccoli negozi di prossimità. Quindi le regole ci sono, bisogna renderle performanti. A livello comunale sicuramente agevolare i locatori dando la possibilità, abbassandogli l'IMU, abbassandogli la Tari, e rendendo gli affitti, agevolare gli affitti. Certo che più di tanto l'amministrazione e le amministrazioni non possono fare, e magari un'idea sarebbe quella nel weekend di rendere i parcheggi gratis per tutti gli avventori, così come nei centri commerciali. Poi ripeto, più di tanto l'amministrazione credo che non possono fare. Quello che su cui bisogna intervenire a livello regionale, quindi mettere in atto delle politiche che vanno magari a eliminare quello che è l'articolo 31 del decreto Monti, quello delle aperture indiscriminate e orari indiscriminati, che ha portato i centri commerciali a stare aperti tutto l'anno. È da lì che bisognerebbe partire. Un giusto compromesso tra quello che è
le aperture dei piccoli negozi di vicinato e di queste grandi piattaforme. L'ideale sarebbe un'ordinanza che impone che i centri commerciali stiano chiusi almeno 2 domeniche al mese, delle 4 che ci sono mensilmente. 2 domeniche al mese, visto che noi abbiamo 2 realtà importanti, che sono le Befane e quella che è lo Shopping Valley a Savignano, che fanno 50.000 presenze solo nel weekend, farli star chiusi 2 domeniche al mese sarebbe secondo me un giusto compromesso. Naturalmente imponendo la chiusura si va a defiscalizzare quello che è il commerciante all'interno, facendogli pagare meno tasse e magari facendogli una decontribuzione per il costo del lavoro del personale. Questo è un giusto compromesso da cui bisognerebbe partire. L'altro aspetto che ancora non abbiamo affrontato invece è quello della concorrenza che arriva dalle grandi piattaforme online, che ormai sono insomma utilizzate dalla stragrande maggioranza delle persone. Sicuramente l'online in questi ultimi 2 anni a causa Covid ha subito un'impennata, anche perché si sono totalmente modificate quelle che sono gli acquisti da parte delle persone. Certo è che è una concorrenza molto invasiva nei confronti dei negozi di prossimità, ma d'altro canto il negozio di prossimità deve aumentare quella che è la formazione, l'innovazione, la digitalizzazione e l'omnicanalità. Il problema dell'online è che è deregolamentato. Speriamo adesso con la normativa Omnibus che andrà in vigore tra 90 giorni, sicuramente una pezza gliela andremo a mettere. I dati che ho appena dato sono allarmanti, bisogna senza meno dare un'inversione di rotta, rivedere quello che è il punto boa. Rischiamo di perdere il 10% dei negozi legati all'abbigliamento nelle nostre realtà di paese, con tutte le conseguenze del caso, perché se c'è desertificazione non c'è decoro, dove non c'è decoro c'è incuria, dove c'è incuria c'è degrado, dove c'è degrado purtroppo c'è insicurezza ed abbandono, e dopo c'è insicurezza e abbandono vengono a meno 2 risvolti. Uno, quello socializzante, fatto di interazione tra le persone, quello che fanno tutti i commercianti con le loro vetrine aperte e con la loro presenza, e quello il valore commerciale viene a meno anche il valore commerciale degli immobili.